vedervi tutti qua davanti e sapere cosa c'è stato dietro per organizzare questa manifestazione è una soddisfazione che non ha prezzo. Ma quello che noi dobbiamo continuamente ricordare è che solo attraverso la nostra proposizione, il nostro protagonismo, riusciremo a cambiare lo stato delle cose. Siamo in una situazione in cui i territori sono governati da sentimenti pazzeschi. Ogni volta che abbiamo accompagnato l'apertura di una casa in cui c'erano 10-15 ragazzi, abbiamo trovato territori ostili, tanto che abbiamo deciso ogni volta che dobbiamo aprire una casa o aiutare ad aprire una casa di non dirlo ai territori. Ci sono squadre organizzate che disfano le case che sono destinate ai tentativi di inserimento dei ragazzi all'interno dei nostri territori. Non abbiamo scorciatoie da prendere, dobbiamo fare in modo di aiutare questi ragazzi, di aiutare noi a costruire con loro dei percorsi credibili, dei percorsi che siano presentabili al mondo, che rappresentano quello che è la nostra visione della società. Noi siamo belli dentro, lo sappiamo, e solo noi siamo in grado di cambiare la società, di portare quello che tutti chiedono a gran voce ma che nei fatti non vogliono. La sicurezza, questa parola che è usata come pretesto, la si ottiene creando integrazione, creando cittadinanza, donando e creando cittadinanza ai nostri anziani, insieme a loro, a quelli che hanno dei problemi di salute mentale, che loro con noi riescono a risolvere come esperienze hanno detto e hanno fatto. A Padova sono nate delle esperienze straordinarie di cui si parla poco, tentativi di integrazione riusciti, ma che portano con probabilità ad avere invece che 20 o 30 ragazzi inseriti nel mondo del lavoro, 20-30 clandestini. Allora ascoltatemi, quello che sta passando di fatto sotto silenzio, che è il decreto Minniti, è una cosa incredibile. Non c'è nessun governo europeo, nessuno, che ha fatto un provvedimento più xenofobo e più miope di questo. Un provvedimento che dice, siccome abbiamo tanti problemi delle commissioni che negano il diritto d'asilo ai nostri ragazzi e ci sono troppi tribunali intasati, eliminiamo un grado di giudizio. Ma ci rendiamo conto? Siamo in una situazione in cui ci sono 20 ragazzi che lavorano, che si troveranno clandestini, sono già inseriti, hanno già una casa dove vivono. Hanno già una casa dove i vicini che li avevano male accolti prima, adesso li chiamano a casa loro e dicono venite a mangiare da noi. E noi questi ragazzi li dobbiamo vedere clandestini. Questa è una follia. E l'altra cosa che non dobbiamo dimenticarci è che solo attraverso la formazione si ottengono i risultati. A Padova abbiamo ottenuto attraverso un implementando le espressioni sull'università di fare dei master di formazione, e queste sono cose reali che siamo riusciti ad ottenere. Adesso però vi chiedo una cosa, perché di quello che sta succedendo c'è una sola parola che noi dobbiamo dire, ma la devono sentire in alto a chi non programma nulla di integrazione e programma solo repressione. Vergogna, urlatelo con me. Vergogna, 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 vergogna.